7 per la vittoria. Tanti sono i piloti schierati nella lotta per l'affermazione al Rally Sanremo Storico 2017. Si anima il campionato italiano rally, da segni di dinamismo, proponendo un parco partenti di grande spessore alla sua seconda apparizione sulla scena nazionale. I grandi protagonisti della scena nazionale ci sono tutti sotto il casinò della Città dei Fiori, pronti, carichi a mille per una gara attesa, sentita, amata. Due le giornate di gara, con partenza venerdì 31 marzo alle 17.50 per disputare 6 prove speciali della prima tappa e tornare a Sanremo per il riposo notturno alle 22.30. Ripartenza alle 10.01 di sabato 1 aprile e arrivo alle 18.35 con 7 prove speciali della seconda tappa. In totale i concorrenti dovranno confrontarsi su 13 prove che valgono 146,95 km cronometrati e 448,19 di percorso complessivo. Che Luchi sia un fuoriclasse non lo scopriamo oggi, da 30 e più anni è il riferimento di quanti vogliono andare forti in auto. Assieme a Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale, dopo la gara inaugurale, guida entrambe le classifiche del quarto raggruppamento e del trofeo nazionale conduttori. Se io ci metterò tutto l'impegno come al solito e spero di essere aiutato, perché la fortuna qui a Sanremo non mi assiste mai a fondo e quindi quest'anno speriamo che sia un anno diverso. È uno che sbaglia poco, Lucio da Zanche, da fine tattico sa essere veloce quando serve ed è uno dei migliori interpreti della guida delle Porsche 911 RSR Gruppo 4 e dal Sanremo ha firmato alcune delle più belle affermazioni della carriera. Ci prova anche in questa edizione che corre con la navigatrice Egle Vezzoli, dividendosi la scena con uno dei più grintosi e dal passo vincente come Alberto Salvini, che con Davide Tagliaferri divide l'abitacolo della Porsche 911 RSR. Qui, per come ho visto, è una macchina sicuramente competitiva anche sull'asciutto, e quindi un osso duro. Luchi è in formissima, noi diremo il massimo per stare vicino e magari, che ne so, anche davanti. Genovese, campione italiano rally nel 1990, campione italiano del terzo raggruppamento rally auto storiche nel 2016. Per Maurizio Rossi è venuto il tempo di reindossare la Lancia Delta integrale come quella del titolo nazionale degli anni 90, che divide con il giovane astigiano Riccardo Imerito. La gara è meravigliosa, il tempo oggi è bello, vediamo domani. Prove come al solito splendide, ho già visto delle cose meravigliose sul moderno. Elia Bossalini è l'esordiente dell'anno, saltata la partenza ad Arezzo, non deve andare in bianco al Sanremo, se vuol dire la sua, nella corsa al titolo. E poi torna in gara Tony, il Fassina che alla fine degli anni 70 e 80 vinceva con Stratos, Ascona e Lancia Rally 037, gruppo B, vettura con la quale si ripropone al Sanremo 2017 per vincerlo. Primo raggruppamento da sfide intense tra il neo-leader Marco Savioli in coppia con Alessandro Failla sulla BMW 2002 TI e il torinese Antonio Parisi, campione del primo raggruppamento in carica ed anche dell'europeo. È il lombardo Marco Dell'Acqua determinato a riscattare la sfortunata prestazione in terra di Lucchesia delle settimane precedenti, preparandosi bene per l'evento assieme a Emanuele Paganoni su Porsche 911S, classe 1006 e sguardo rivolto all'assoluta di raggruppamento negli obiettivi dei bresciani Massimo Giuliani e Claudia Sora con la Lancia Fulvia Coupé. Torna al Sanremo Rally storico l'ex campione italiano Matteo Musti, correndo la sola seconda tappa e confrontandosi con il piemontese Sergio Mano, in coppia con Matteo Barbero, sulla Toyota Celica ST165 ed altri 6 concorrenti. Si corre sui colli sanremesi la prima tappa, con prove storiche, e passando tra San Romolo, Semoigo e Bignone, Luchi vince in progressione 3 prove e chiude al comando la prima giornata con 19-2 di vantaggio su Da Zanche. Anche il lombardo vince 3 prove, ma è secondo e primo del secondo raggruppamento. Superti è sesto assoluto, primo del terzo raggruppamento. Savioli e Failla conducono il primo raggruppamento su Dell'Acqua e Paganoni. Quarto assoluto è Rossi in coppia con Imerito sulla Lancia Delta integrale davanti a Salvini Tagliaferri con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 e Superti Brunetti con la Porsche 911 SC con la quale guida il terzo raggruppamento. Prima prova c'era caldo, te l'avevo anche già detto, e purtroppo siamo vicini al mare, l'umidità,
il turbo della Delta soffre. Noi stiamo facendo del nostro meglio, la macchina risponde molto bene, io guardo gli altri e credo che la classifica pari da sola, quindi sono molto soddisfatto, la mia neofila si comporta bene, quindi anche Grebrava, comunque una bella soddisfazione. Per intanto va bene così, domani si vedrà. La seconda giornata promette acqua sulle 7 prove speciali nel Savonese, ricavate dalla ripetizione dei tratti cronometrati San Damiano, Ginestro, Colle San Bartolomeo, Colle Doggia e Vignai, dove si ferma Fassina. Maluchi coglie la prima vittoria in carriera al Sanremo e la seconda vittoria consecutiva per l'equipaggio Luchi e Fabrizia Pons nel campionato italiano Rally Auto Storiche. Alle loro spalle si piazzano i valtellinesi Lucio Dazzanche e Egle Vezzoli che con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 s'aggiudicano la gara del secondo raggruppamento accusando un ritardo di 1.37.2 che non rispecchia la loro reale competitività. I lombardi della Rododendri Historical Rally sono stati infatti i primi leader della graduatoria generale della gara per poi essere rimontati da Luchi con le prime luci della sera affrontate con l'errata regolazione dei fari supplementari. Un timido tentativo di risposta l'ha poi tentato il valtellinese con la Porsche, diventato poi nella seconda e conclusiva tappa la difesa della seconda piazza dall'attacco di Elia Bossalini. Abbiamo sofferto un po' all'inizio perché sull'asciutto i nostri cavalli, che sicuramente sono importanti, non sono altrettanto validi quanti quelli della Porsche, diciamo, su percorsi così tecnici e così speciali, però probabilmente ci siamo difesi molto bene. Luchi in grandissima forma, onore al vincitore, comunque il Pentacar sempre al top, macchina affidabile come sempre, e noi abbiamo fatto il massimo fattibile oggi. Penso di averci messo anche tanto del mio in questa gara, lo posso dire perché mi sono veramente espresso al mio top. Il piacentino con Francesco Granata ha disputato una gara che avrebbe potuto essere in crescendo a bordo della Porsche 911 SCRS Gruppo B, arrivando a duellare con i migliori nella seconda tappa. Bossalini si è aggiudicato il miglior tempo nella prova numero 7, ma ha poi proseguito con il cambio bloccato in terza marcia nelle PS centrali della tappa stessa. È un quarto posto assoluto, secondo di secondo raggruppamento, che sta stretto ai toscani Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, che con la Porsche 911 RSR Piacenza Corse non sono riusciti a entrare nel vivo della gara per l'assoluta, correndo nella parte finale con il tergicristallo bloccato sotto la pioggia battente. Quarti al termine della prima tappa con la Lancia Delta Integrale, Rossi e Imerito si sono dovuti fermare nella prima prova della seconda giornata di gara in seguito ad una foratura e all'impossibilità di cambiare la ruota in tempo utile. In un finale al fotofinish è Marco Superti a firmare la quinta piazza assoluta e soprattutto la vittoria del terzo raggruppamento che divide con il navigatore Battista Brunetti. Il bresciano ha centrato la fermazione a bordo della Porsche 911 SC dopo qualche errore nella scelta delle gomme che ha permesso al comasco Enrico Volpato di avvicinarsi e insidiargli la posizione. Navigato da Samuele Sordelli, il portacolori della Rododendri Rally Team ha superato i iniziali problemi di resa del propulsore della Ford Escort RS MK2 Gruppo 4, rimontando nel finale e chiudendo l'impegno al sesto posto e secondo di raggruppamento, a soli 12 secondi e 1 da Superti. Uscito di scena l'equipaggio siciliano Savioli e Failla, rottura del motore della BMW 2002 TI all'inizio della seconda tappa, quando era al comando del primo raggruppamento, sono stati Marco Dell'Acqua ed Emanuele Paganoni a centrare l'affermazione di categoria. Con la Porsche 911S i lombardi hanno saputo migliorare le prestazioni nella parte centrale della gara e tenere a distanza i torinesi Parisi ed Angelo con poco feeling con le prove affrontate nella parte notturna della prima tappa. Un pochino di fortuna, oggi è stato anche difficile per via del tempo e quindi io sono contentissimo perché Sanremo, Sanremo è Sanremo, come dicono al Festival di Sanremo.
Sono Volpato e Sordelli ad aggiudicarsi la gara del trofeo Rally di zona dopo aver duellato con Tony Fassina e Marco Verdelli, che con la Lancia Rally 037 sono usciti di strada nell'ultima prova speciale, quando erano al comando della classifica del trofeo. Secondi risultano Patuzzo e Martini a bordo di una Toyota Celica GT4 in crescita prestazionale. I veronesi del team Bassano precedono al traguardo i piemontesi Mano e Barbero sulla personale Toyota.